Io ho cambiato due volte il numero di cellulare, tu comunque sei riuscito a rintracciarmi. Sei venuto a vivere a Roma e dici che sono stato io a dirtelo. Tu mi fai gli appostamenti sotto casa, mi lasci i libri, mi inviti a cena senza nessun motivo, ma che cazzo vuoi da me? Dimmelo, che cazzo vuoi? Ma tu non ragioni del fatto che io potrei avere anche una vita privata? No, 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 non ci pensi a perché non ti rispondo, a perché non ti scrivo, a tutte le stronzate che mi dici tu. Ora, o io ti prendo a schiaffi, oppure tu mi chiedi scusa. Io sono un po' a disagio. Come al solito. Ecco qui, ragazzi, senza pera. E mi raccomando, alla goccia. Ma stai scherzando? E piantala un po' giù. Signori, alle 8. Alle 8. Alle 8. Giù. Alle 8. Bravo. Cheers. Yes. Oddio, con la biondina continua a guardarmi. Signori, si balla. No, ma io non sto dicendo di non amare gli animali, né tantomeno di non voler assolvere i compiti meno ingrati. È che non capisco perché sono due settimane che tutti mi trattano come un cretino. Uno che non può far niente di meglio che pulire le gabbie dei gatti. Amore, è la fondazione che si occupa dei diritti degli animali. È normale che tu debba accudirli, ok? Ma sì, ma lo so, è la tua amica Jasmine. Yamira. Che... Ah, vabbè, fa lo stesso. Dai. No, non fa lo stesso. È come se te ti chiamassero invece di Ugo, Pluto. Beh, non sarebbe male. Pluto, come il grande Aldair. Ma guarda come ti sei conciato. Io mi chiedo cosa ce l'hai a fare tutte quelle camicie se tanto poi metti sempre la stessa. Vai, vai, riassettali, datti un po' una pulita. Fossi in te mi farei anche la barba, fra l'altro. Ah, tesoro. Ascoltami bene. Tu non hai idea del casino in cui ti stai infilando. Stai fuori dalla mia banda.